Grazie Presidente. Vedete, durante lo svolgimento dei lavori di quest'Aula, ascoltando l'assessore, ascoltando i consiglieri d'opposizione, devo confessare che mi è venuta in mente un'immagine, quella per chi ama il cinema, di un film, Così parlò Bella Vista. Una scena in particolare, la scena del cosiddetto ingorgo a croce uncinata. Se qualcuno di voi l'ha visto questo film, o se qualcuno di voi ha vissuto, per usare una similitudine della mobilità, è esattamente questa la fotografia che rende l'idea della situazione in cui versa il patrimonio e la gestione del patrimonio di Roma Capitale. E non solo. Lo dico questo perché è necessario che sia chiaro non solo ai consiglieri qui presenti, che lo sanno benissimo, ma ai cittadini che ci ascoltano, che qui non esistono ricette e bacchette magiche per risolvere situazioni che si sono incancrenite in 20 anni. E non è perché noi tiriamo in ballo questa questione soltanto per un'opportunità, per una comodità politica, ma è la realtà. Se dicessimo e predicassimo che queste situazioni si possono risolvere con lo schioccare delle dita, non saremmo onesti con noi stessi prima di tutto. Perché ho usato questa similitudine? Perché, come giustamente ha illustrato l'assessore nella sua relazione iniziale, e come ho detto poc'anzi, non esiste una bacchetta magica, non esiste una soluzione che ci consenta di arrivare a Dama nel giro di un mese, di 2 mesi. I tempi sono lunghi in questa città e questo ce lo dobbiamo scolpire nelle nostre teste. E la prova lo è in questa materia specifica, la delibera 140 che accennavamo prima, che è stato un tentativo che poi, strada facendo, si è imballato, si è stallato nell'ingorgo a croce uncinata, perché da una parte c'è l'amministrazione locale, dall'altra parte è vero, la Corte dei Conti non può fare politica, però la Corte dei Conti esiste e dobbiamo tenerla ben presente. Oggi, alla luce delle sentenze che sono arrivate, non si può non tenerle in debita considerazione. E dunque questa maggioranza ovviamente non potrebbe non essere pienamente d'accordo con quanto ha illustrato l'assessore poc'anzi rispetto al fatto che non possiamo rischiare di buttare il bambino con l'acqua sporca. Dobbiamo riesaminare le situazioni proprio alla luce di quello che ha detto la Corte dei Conti. E per farlo non è una cosa, ripeto ancora, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani. Quindi noi, assessore, riteniamo, questa maggioranza nel dispositivo che ha presentato ritiene assolutamente imprescindibile un'approfondita ed estensiva analisi, valutazione giuridica delle recentissime sentenze della Corte dei Conti. E per far questo chiediamo alla Sindaca e alla Giunta l'istituzione di un tavolo di coordinamento che possa tenere conto di tutte le competenze necessarie, in primo ordine quella giuridica, perché questo è un fatto, dobbiamo tenerne conto, non possiamo non tenerne conto, affinché si possa dirimere il vulnus giuridico. Ma nel frattempo, come giustamente è stato sottolineato dai consiglieri, anche di opposizione, dobbiamo in qualche modo tutelare l'esistente, quello che c'è di buono. E quindi chiediamo a questa giunta di individuare, se possibile, anche un meccanismo che consenta di sospendere l'efficacia di quegli atti, di quei provvedimenti che sono stati emessi a fronte delle prime indicazioni che provenivano anche dalla Corte dei Conti attraverso il procuratore. Pertanto questa maggioranza
assessore Mazzillo, appoggia in pieno l'azione che lei ha delineato prima con questo dispositivo. Grazie.